guarda Marina all'occhio, non ti metto paura, non ci arrendiamo mai, se oggi è nero rimane poi schiara. Non serve a niente sta ingazzata, un lato non te può pigliare, e se ti giuro rinda a casa, tanta nessuna ti viene a chiamare. Piglia la rire e saranno tutte porte. Mamma mia, ma quanta volta va già ricicato anche per una vita sagì? Oi, te via. Ma che è successo qualcosa? No, ti volevo dire che più tardi arriva mio fratello. Ah, sì? Da fe, ti piace questo vestito di magia cattata? Oh, ma che stai sede? Mamma ti arrivano bello da ieri con quelle pellicce. Tere, ma è una malattia tu? Sì, è una malattia. Tu mi sei trasso di rinneccarla, fe. Non mi riuscirò niente, mai ti sono grande. Tu mi ci poco, Tere. Ma come? Da me come? Ma che ti ha fatto, ne? Ma io non ti piace proprio. Prima non ti piace proprio. Tere, a cala voce per sta figlia malla. Mi risponde. Tere, fammi un piacere, vattene, non è il momento. Non bacio solamente a me. Ehi, lo sa. No. E mettete qualcosa in voi. Che mi fai venuto un stomaco. Te l'hai visto? Chi siamo canati, ma cosa pensi? Fammi un piacere, non è il momento, vatti! Don Raffè, se mi serve qualcosa, ti sto là. E ci è passato uguale. Che le cavasse paga per basta. Jessica, tu fino a quando stai a casa mi fai quello che dici. Bravo, sei uscita da mamma. Fai quello che dici. Lassi, ma faccio male. Ti ambara a fa femmine, capito? Quando ti ambara tu. E perché ti andai vicino in quello a me? E meglio che non mi fai parlare. Stai facendo ridere a tutto palazzo. E che donna, sti quattro schifose. Parla, mamma, io ti faccio male. Ti ha diritto parlo. E per sta capo Don Raffaele, come una creaturella di 15 anni. Qualunque scusa è buona per correre. Guardate. Che la Jessica non ha capito. No, no. Sì, mamma ogni tanto corre là. È perché che la vogliono sempre bisogno di qualcosa. E siccome la mamma non ha te, io le faccio qualche servizio. A essa? O a Don Raffaele? Ne fa mai bene. Mai! I cattivi, ma se riesco quando voglio. Mai bene. Peppi, prima che la posso sticca a capire. Figlia è tornata, vero? Ci ha fatta la razzia. Tu non lo dici niente. Che se non so che cave. Questa è una batteria completa di pendole in acciaio inox. Papà, state zitto, non parla proprio. Cacavate che stasera te la voglio con tutte caccavelle. Allora, capo. Alla stangoro letti senza famore. E la stamattina che stai facendo? T'ha giritto muore. E buono sulla comanda. Frate, non? No, ancora, per più. Io volessi sapere a te chi te l'ha fatta fare. Chi per 40 anni è stato chiuso in una casa di sei mamma. Non capisce niente. Ma pare una creatura di 3 anni. Ma perché devi dare questa responsabilità? E già ogni volta che torna a fatica ma già fare un tuo capo. A proposito hai fatto soldi. Tere, tu quando parli soldi mi tu che niente. A me non mi è rimasto niente, ma vengo già a me. Ma allora ma anche capito come mio mestiere mio. Io faccio un giro casa per casa, si illustro, propongo, semino. Per piena vita che si me non lo voglio mai. Ma facciamo sempre il stesso discorso. Io ogni mese porto a casa 1.300, 1.400 e voto pure 1.500. Se tu che ti rassegnato, stai sempre a spendere. Io c'è un babbone, a me non mi manca niente. E mi è fatto a fatica. Quando è bello questi giorni, io poi la fatica mi sposava a essa. Ma capo,
Vorrei che ti dà un chiave e avessi cagnato sì. Cagnamo sì, proprio no. Stesso Don Raffaele. E che fai con Don Raffaele? Ogni tanto piglio un pino a mezza. Ma fai parlare, subito da qui. E non lo supporto. Perché se tu perdessi una mezz'ora di tempo a sera, tu guadagnassi 100 euro, fosse malamente. Peppi, sono 3.000 euro a mese. E io sapevo, tu quei soldi mi camminassi pure un colpo. Ma manca si mi tagli nemmeno. Peppi, tu non c'eri. Io voglio cambiare cristiano. In questo palazzo si sono raccolti tutti quanti. Gente che la fama a noi ci sarà fatta varca a me! E non ce ne verrà bene, dai! Ma che ce ne verrà bene, noi non potremmo manco mangiare! Io ci ho fornuto! Ma che hai fornuto? Sanno via tutte le panne, vado da andare all'armadio e stanno buttate là! All'amma sistema Gianmarie! Io non sopporto a chi l'ho ritardata! Non ho voglia che ha dito! Non comando proprio niente! Ma io volessi capire, che l'hai fatto venire a fare? Che la mamma te non ce la fa a campare, capì? 1.500 euro sono poche e i vizi sono assati! Sono poche pensioni fatte a scio fratello centra! Cata critica, non l'avevo capito! Non l'ha già fatto, papà pensiero. Ah no? Ma voglio vedere chi ci sta vicino. A me lo guardo proprio a niente. Non l'ha già fatto, papà pensiero. E chi te crede? Te! Mo te l'ha avuto, vieni e tu guardi tutto. Papà, scendi, parla! Sare, papà pensiero, frate, ma avevo voglia di stare all'attento. All'attento mi chiamava il direttore della banca. Mi ricetta da mamma. Giorno prima morì. Tanetta forse passa due stessi di tutte i soldi a Coppa Libretto. Ma non teneva i soldi in Coppa Libretto? Se stai a dire sono stata a casa di mamma. La padrona che mi faceva la sia ha rivutato tutte le stanze sotto in coppa. Ma i soldi non si sono trovati. E in nessuna maniera. Gianmarie! Per forza se la tenere. Perciò ieri sono passato centro e ho firmato tutte le carte per fascino. Ho trovato quante cicere? Sono 90.000 euro, Peppe. Ah, nonna teneva 90.000 euro! Gianmarie ha detto ad essere trattato con Manu Re. O ti invece fa cacciare i soldi e poi ti ho rimanato a voto. Io me lo pago e non lo voglio fare, serve a nessuno. E non ti preoccupare, mamma. Sta senza pensiero, tronchina, mano. Tere, mo ritardata ed è simpatica. Mo ti viene appresso a me. Ya me amo un poco de sen, de pizza y croque. Rui croque. Ashby. Adiós, un cuarante. Usciti, vince il tuo compagno tuo, che se ti mi porti vinte uno spezzo le parti, ci siamo capiti. La buona nonna di padre mi diceva sempre: guaglio, se vuoi fumo essere mio, sa roba vino, sa roba la vina non te la mai fa. Ma di la patata mi erano un patatero. Ma sono più patatero di padre, perché ho fatto vino. Cosa sei? Un crocchetto? Guardi, mamma fa perdere tempo, ah! So, vinte! Correte, gente! O centro commerciale è sempre aperto! 24 ore su 24! Oh, Beppi! Poi ogni tanto mi nascite così parole mazzicate, ma ti ritrovo qualche problema? No. E allora non parlo da sciopere, lo vado alla mezza. Io sono dentro la casa mia e parlo quando oggi. Oh Beppi, l'ha segnato. Rindavi, ognuno è puntato per fare un mestiere. Ui, venite, caccavello, Beppi.
e tanto valido. E tu quando vale? Fammi capire. Però non rispondi. Pronto? Uè, Donato, buongiorno. Sì, Donato, io sto faticando. Come sto faticando solo per buio? No, Donato, oggi non è cosa. No, Donato, non ce la faccio. Ma darà da semana prima, Donato. Pronto? Pronto? Mannaggia, mannaggia. Ma è mai possibile? Se tu venghi a guagione non sarebbe. Passa, ma tu sei sempre che dici? Non sta bene, hai capito? Non sta bene. Ma sai, che lo fa per io? La giornata sana in da stanza soia e dorme sempre. È per io, te lo so, è per io. Non voglio sapere niente, Raffaele. Mo lo faccio e valigia e mi porta a casa. Ma che stai dicendo, lo so? Che stai dicendo? Ma hai capito che mo fanno nuovo mizza, che non parla. E volessi pure che ha comprato mo. Ehi, ma che è? Fai finta di non capire. Non parla nuovo mizza. Proprio quando tu hai cominciato a fospaziare la cadenda. Mietta da scuola. Questa povera Annelia, non vera, non parla, non canta, ma dove li mara faccio? Ma quando spaziale, fammi capire, e non faccio proprio niente, capito? Ogni tanto mi fanno piacere a cocca a me. Ah sì, Raffaele. E come mangia? Come ti è congiata la casa? Come ti è cattato Mercedes, sta varca a me? Questo sono fatti a minacciare con te. Chiara se ne ha dagli accademi. Chiara non se mi va a Raffaele, voglio bene. Fammi la portare a casa. Io sono sicuro che con me vogliono tornare a nascere. Tre o quattro giorni te la faccio parlare una volta. E chi mi dice a me che tu non la porta da mamma? Io grazie a te non vega sora, ma Maria, 22 anni e tu sei buona. Chiara non si muove a casa. Quanti mora se ne parla? E quando? E questo non lo possiamo decidere, Rosa. Questo non lo possiamo decidere noi, né io e né tu. Perché se cosa c'è sto pataterno? C'è sto pataterno fa gente come a me. Ma perché lo come a te che c'entro pataterna? Che se viene a spartere tu con pataterna? Che non ti facessi tutto sangue mo in questo momento? Sa, tu perciò non ti sei sposato. Perché tu sei tale qua la sorda puzzata tutto sangue tutte e due. La stessa cazzina, la stessa scarda fino a dentro all'ogni regina. Raffaele, non ti permettere a nomina sorma Maria perché non si degna. E guardami in faccia quando ti parla. Tu con mamma si zero. Ne hai mai tenuto genio e fatica? Mai. E sempre fatto magna franco torna, va a cucchia quattro sorda, a domagna con cocca prensera con me. Rosa! Sora mi va ad andare a portare la croce, essa faticava e tu magnava. Sono sfortunata. Quasi tutte le sere ti imbriacava, tornava a casa e qualunque scusa era buona per l'altra. Non mi ha mai capito, Rosa. Ma non sa che ci stivo, non mi ha mai capito. E a cussini che lì sera. Fa disperazione, Maria, se pigliai a Chiara in braccio e se ne fuietta. Ma tu volisti fare un gran donna. Ti appresentassi a Ravenna che compagna tua. Ti pigliassi sta creatura e ti portassi a casa. Ma la volta non si riva. E mo, a che st'età? Invece vorrei fare qualcosa per trovare un po' che scuorna faccia. Te mi sa fa che sto un po' per ca. Lì da sta casa non si affitta. Chiara è la vita mia, capito? È la vita mia. Quanti moro se ne parla. E statta accorta, Raffaele. Statta accorta. Un momento! Peppi, chi è? È frate, l'hanno accompagnato. Gesti, mi porta questi panni in da stanza tua. Mi scendo a pigliare Gianmaria e Sagli. Peppi, vieni con me. Moglie. E vira buona, signora Teresa. Oh sì, ma darà una bella quattro stagionchine un salento. Chi ci ce ne abbasto? Oh fra, mi fai domanda difficile che mi sbatterò. Ehi, ma chi va a andare che ho più vita che mi sbagliato palazzo? Cicci, ma chi lo si è detto che mi sbagliato palazzo? Oh fra, ecco. Io ti danno la donna una marinara per tutta. E la cicci non si sbaglia, ma senta a dove.
Oggi avete piata uno per un altro. E chiama Raffa e muovo da non fa ostruzza. Venite giù a destra la palla. Più tardi. Chiama Raffa e muovo da non fa ostruzza. Hai la bisogno. Guarda la prossima volta che stai dettando occhi non è capace! Fici, dai! Che lo caso in tu? Ecco che la prossima volta che brinco sempre, ci mi faccio a tutte e due. Ma che non importa a me, il problema è sempre tuo. A me mi lanci nei componenti. Sì! Il robotto che botto il cazzotto. Ci robo caccia 20 euro, ah! E come, casa per brinco? E non la pigliate, che sto accattando i pulmoni che la provo. Oh, mamma, bro! Che ci vuole? Vai, si è battuto per fare pari a me. Vai, chiusi in 30 soldi, non facciate perdere tempo. Oh, sì, facito bravo. Perché mi vedo tutta emozionata. Sì, mi chiamano una cavolo, ti dispezzo le battute. Non chiamo. Stanno qua, i soldi. Stanno qua. Aspie. Scusate, ma che mi abbiamo a colatrice? Ad alcolatri! Cicci, guarda, fai sti battute per fare pari a me. Ma come lo è? Ma sei no, troppo no. Avrà tu 5 euro. Poi io ci mancano 5 euro. Forse la scadere in casa. Diri. Le buono. Cicci, messo 5 euro. Ah, 5 euro. Ma perché mi fai domande difficili? Che hanno sbattato? Perché ti... Mi dà la schiatta. Mi dà la schiatta, capito? Ma è mai possibile che esci sempre senza soldi? Sempre senza soldi. Vai, pigliate questi piccoli piatti, vieni, prima che mi metti in mano un cuore. Oh sì. Ma se ci facete una paliata, voi ci avrete una bella quarta stagione. Ma la dai! Fate capire come la dai, allora! No, non sto io, ti clientiamo, non sei morto. Calmo, stiamo calmo, non ci emozionare. State un buon assegnato, ci pensate a una cosa. Allora, i mo, per un 15 c'è. E voi mi una bella quarta stagione. E me ne va, passaci chill con noi. Oh, ma papà, che fai? Quando ci fate i soldi, to, rompo un bello cinghetto, e voi mi date a ciccino. No, no, da parlare, non è da voi. Andatevi, i vaccino! Ma chi le ciccilla si mette a stare a casa, non da fastidio, è qui. Ma poi ci fa mica. Oh, però, che cosa mette il male? State tranquilli, lo risolvi. Chi si sta proprio a rompere? La picata mi sto accadendo, ma la giaccino! Cicci, la roba! Chiaro, un corno! Ma si mi porta il valigia lì? Un lato non cinghè. Chiaro! Sì, mi è rimasta appena mezza lì. Si è picciata la cannella che ho poco da scala. Non parti più. Poi giù non è così, adevi. Ma se non mi ridi la sta ciccilla a me. E che già fai questo cicci? Mi sto ricercando, vedi? Ma che ma tu che può venire? Che ci vuoi dire? Tutti i motivi. E nemmeno la cannella che ho un motoscopo, mi sai. E che c'è? E ci vai che ho un motoscopo, ha fornuto. Ah no, fate. Allora, ti adesso! Chiara, te ne vuoi venire con me? Alzi, ti porta a casa sua. Chiara, rispondi a papà. Vuoi che zii, sì? Te ne vuoi venire, sì? Chiara, vuoi che papà cagni mestiere? Caso c'è da ambra stamattina e va a fatica come uno normale. Chiara. Gian Maria. Gian Maria.
mari grassi, che sei casa tua. Maria, non sta mulla, la sta Peppino, eh? E salutata a Peppino. Peppi, che sta Gianmarì? E fatta sci qualcosa? Gianmarì, una parola! È una parola, Angelina! Una parola! Tere, ma io non mi ricordo che mi hanno offeso. Il produttore che sta accustia quando è trasuto in dalla clinica. Non stanno studiando una cosa per cercare di capire che dipende. Gianmarì, a quanto tempo non ci avremo, eh? Adriano, 7 mesi e 23 giorni, era 4 aprile 2020 a casa di mamma. Ti rivocazione ci sa, che mi sta bene che ti mangiasse pure che patan. Tere, che se sei ricordo, che è su poco. E poco ci mangiamo. Niente, perché te resti che ti scendi sotto a mamma e mamma c'è pure te reggo mandare a fanculo. Tutti e due non vi siete fatti più vorrei. Basta, Gianmarì. Basta. Ma dopo ci vai a domandare. Poi ci vai a domandare. A quanto tempo non ci vorremmo, Gianmarì? Che non sapevo che chissà che la serata gli aveva stampato in fronte. E avevo stampate. Mi dice, con l'affare ombra, se siete in bello, c'è chi le chiedeva con tizia la tavola, sono centralizzato. Che macchina tiene, Monè? Che macchina tiene? A Fiat Punto. Fiat Punto. Uè, Gianmarì, ti ricordi me? Mamma, è sempre lo stesso, eh? Vieni qua, fatti abbracciare poco. Ciao, Jessica. A quanto ti non ci vorremmo, eh? A 73 mesi e 5 giorni, era 4 aprile 2016 a casa di mamma. Tenevo vestitina a fiore bianca, la fascia pronta con lana bianca. Ma poi dici sempre, Jessica è troppo bella. Uè, quando sei carnata. Però te ne stessi poco un rama. A me che c'è il buco non è che su? Fratello spiega, sordi che lo sa per voi. Tere, che c'è il buco non è che su? Gianmarì, perché ne sei proprio zitto? Non stai parlando della passaia? Parlando assai, Mamma, che stai pensando? Non è nulla. Non devo da macchia così, capito? Macchia! E non ci voglio tornare giù all'ospedale. Capito? Gianmarì, che non è in ospedale. È in ospedale? Igiene mentale, che significa igiene mentale? Ma quando mai che è una scuola dove imparano a leggere, a scrivere? Non ci voglio tornare giù e basta. Adesso mamma mi rinda la stanza di letto, sta ancora a dormire, scendate lì me ne voglio a casa mia. No Gianmarì, che mamma non ci stai passata ieri, Peppi, ti ha lasciato i saluti, hai detto una che stasera doveva trovare. Dove sei scettato? Sei scettato. Scettato, ha fatto un suono lungo Chiamate a mamma e me ne voglio a casa mia. Roppa di mamma, facciamo venire. Roppa di mamma, Chiamate a mamma, me ne voglio a casa mia! Ma a mamma, basta! Io sono venuto a pensare a te perché tu metti che si stava qua! Ma la facciamo venire! Che la mamma dice sempre, non la pensa a sorda, che adesso l'ho fatta su! Io voglio a mamma mia! Ha capito, non è buono! Stato zitto, Peppi! Niente per scuola! Ma sta mamma! Tu non si vuoi neanche mettere scuola! Ma perché non ci riuscite a venire? Io voglio a mamma mia! Ma non è un me! Quando avete fatto, piezze, la voce! Ciao, dici, mi hai capito buono! Hai fatto, sta fine, hai fatto! Ma a te, Peppi! Ma a te! Adesso mamma, me ne voglio a casa mia! Gianmarì, ci vuoi fare segnare Jessica che poi si ha scritto, sì? Ma c'è mia mettere a sentire pure poesia! Tu non capisci niente! Ma fino a... Gianmarì scrive poesia quando era creatura, Ma quando era creatura! Che la Jessica è che può sentire? E vabbè, Jessica che può sentire? Il babbo! Prima poesia! E galline non fanno l'uovo! Troppa luce fin da luce! Non ce la fanno, non ce la possono fare! E poi? Ha già fornuto! E così niente! E poi c'è una rivoluzione, non si spiega! Non si spiega, non si capisce! Non si spiega né basta! Ma non si capisce! Ma perché tu capisci poesia? Già del elementare da lì! Seconda poesia! A mattina ambressa era un balcone! Ma faccio! È ancora scuro! E penso! E ovvero non ne ovvero? Che cosa? Ha già fornuto! E ovvero non ovvero? No! Ha già fornuto! Ma che significa? Ma non capisci? E poi si usa del elementare del figlio! Ma no, scendo! Ciao, dai! Ha ragione Gianmarì, non capisci mai niente! Che
capisce niente. Te ne alzi elementare. Mo sai che facciamo? Mia mamma là se si me valigia Gianmarie. Se si me valigia Gianmarie. E Jessica mi fa compagnia. Se si sta missa. Ma tu guarda, ma non capisci niente. Mamma presente valigia sta cacca. Tu stai andando a toccare? Prima di sparare a parlare, oggi li so. Fammi. Con questo voglio 10-4 stagioni. Vinto. Amore, Oh sì, facito bra. Perché tengo i parenti a misita? Se stanno facendo i bagni, la moccara. Allora l'hai pigliato sto coso? A chi stai facendo i piani? Ma che state capè? Io l'ho trovato andare a bascia la ferrovia. Io con questo posso la massima trappizza. Trappizza? Ma voi li si fa cattare la fama la gente, cateni la dignità, avete capito o no? Ma darà 10 pizze. Ho trappizza o niente. Così, oh, che bello, sono pure voglio che ti fai per quattro piezze. E sono due, due e tre, ecco, tre e basta. Questo non è giustizia, chi che solo Pannella ci poteva salvare, solo Issa ci poteva salvare. Bambino, a te. Ma che vuoi? Che vuoi? Tu mi chiedi che vuoi? Ho bracciale per andare a stare lì. Che ne sa, ci tengo niente. Caccio braccio? Non lo tengo. Ma secondo te, no? Io mi rubavo bracciale rindo prima che assettero con mora a stanze lì. Ma niente! Si tu mi dà la fede? Sono chi perché? E te li do sta spezza dal mio braccio. Ehi, ma chi sei tu? Sono una mogliere dal mio braccio. Ma da voto, chi sei? Data mille subito. Se non faccio la regala a migliare fino a caldo. Ma chi sei arrivato, cucciarino? Abbassato, facendo male. Ma una cosa, vita giro bocca a scintenne che viene tu. Ripagamo venga a bascia a tutte e due. Chi se lo vede, ma non vuole, tu non dici niente. Ho bracciale brillante, l'era da is. E non lo tengo, vira buono sta raga. Ah, no, se ci sta niente. Vira buono, giù un coppa. Cosa? Non ce l'avevo che non dovrei! Ma che sta succedendo? Ehi, cadeni! E tu che ci fai? Lo so! Calma, te non fa così, che succede? Sto maribone, si è arrivato tutto cosa. Se non mi sono accorto, però finti se va per me. Stamattina me l'ha fatto sotto all'occhio. Si è avviato il bracciale come la sei mamma. E l'ha buttato a cango. Ehi, non ha buttato niente a cangoppa. E sta schifezza chi c'è? Nada volta, ma chi si? Va pu! Chi è una compagna mia? Che voi sei buona, da po'. La me. Fatevi chi la Nicola l'avrà persa in coppa e scale, vero Nicò? Ma facciamo una cosa, noi ce ne amo. Se Cainato mi trovo bracciata, piglia tutta. Perché Cainato mi trovo bracciata, l'ha da trovare per forza. Lo sa, lo ci pensi tu? Ci pensi. Piglia da Nicola e comincia a scendere. Ma me ne vengo con voi. Chiaro? Ma si se ne va. Rosa. Rosa, io non trovo più la pistola. Tu stai pazziando con fuoco. A rolle misa. Tu pensa al tuo bracciale, Raffaele. Buona parola. Chiara, papà scende un momento, capì? Subito facci. Ma raccomando, quando rimane a venire ci ho fa capito, ci ha lasciato solo a te. Io un minuto e tocco.
Un bel me l'ha regalato mamma prima che si addormi. È bello, Gianmarì. Bello. Don Beppi, c'è mandato a mamma e me ne voglio a casa mia. Ma da voi, da roba a telefonare. Roba a telefonare. C'è mandato a mamma e me ne voglio a casa mia. Teresa! Io non ci voglio tornare all'ospedale. Teresa! Don Beppi, voglio fumare burri? No, non è cosa, il fumo ti fa male. Fa male. Don Beppi, voglio fumare burri? No, signore, da c'è lì che ti fa male. Che la mamma dice sempre, se ti trovo a buona la vita, ne fottere e ne fumare. E che significa fottere un bambino? Che significa? No, che se non te lo posso dire, sei ancora creatura. Sono ancora creatura. Che significa fottere un bambino? Che significa? Vabbè, gioca picchiati, eh. Fuma pure tu. Fuma pure, fuma pure. O funziona un bambino, è scassato, fuma di te. E se tu non appicci? Appicciami, appicciami. Mi è da sigaretta, no. Non funziona, è scassato, fuma di te. E se tu non ti... Ti, Gianmarì, no, con la scavo. Andiamo qua! Che? Va boh? Fumo burri! Fumo burri! È bello fumare, è bello! E poi quando si fotto? Beppi, quando si fotto? Faccio che ti sia corri adesso! Sono una creatura! Oh fu! Ma si appicci tutta la casa! Io voglio bene a Don Beppino, voglio bene! Ma così come fai male? È bravo Don Beppino, è bravo! Bravo, bravo! Come fornisci, eh? Creggio, ma tu mostri che la rete. Don Beppi, ma mamma si è scetata. Si è scetata, sì. Si è scetata, già me. Si è scetata. Scetata. Ha fatto lo suo, non lui anche lui. Lunga lunga, Gianmarì. È bella fuma, è bella. Gianmarì, tu stai per fumare? Ma parla Don Beppi! Gianmarì, tu mi stai mangiando qualcosa? Già ci mangiamo! Ospitale sta a colazione sia a mattino, pranzo a mezz'ora, ce ne sei mezza sera. Già ci mangiamo! E gli stai provando qualcosa in spizzi? Ti piacciono i patatini? I patatini? A dove stanno i patatini? Mo te paga per su. Un bel più i patatini. Come si dice? Grazie. Tieni i patatini? No, grazie, non è buono. Don Beppi? No, no, non ti preoccupare, mangi, che se sei tu. Jessica, i patatini? Se voglio mi paga pigliare. Per pigiare, Gianmarì, ma tu vuoi bene a Teresa tu, sì? Voglio bene a Don Beppi! Oh, e a me niente! Poco poco! A poco poco poco! Ma si tengono problemi, tu mi aiuti a non risolvere! Sì, d'aiuto! Bravo! Gianmarì, mamma te ne avevi scelti i soldi a sti padre e mo non ne trovo più! Proprio ieri mi ha chiamata e... Tere, non so ci c'era già sbattrata! Vieni, sti soldi e tenesse Gianmarì! Gianmarì è tenuto! Perché se tieni, facciamo contenta a mamma! Ma ci hai ricordato che i patatini non mi posso mangiare, ma resta il composto! Hai capito tutto cosa? Ma vuoi vedere chi? Gianmarì, vuoi venire con me a fare un balcone, sì? Balcone? Addosso il balcone? Vieni, ti accompagni! Quando è saporito, che le Gianmarì va bene a Jessica, Come non muo bene? Muo bene a me, Gianmarì! A così, a così! E babboni, a così, a così! Allora, che dici? Qua?
Quanti immagini! Quanti luci colorate! Hai visto? Mi sono convinto che Jessica fa parlare. Che la guaglione per sordo facesse qualunque cosa. Oh, guardate, chissà che ha pigliato. Rimane sera. Tu devi andare per lì e ci nascendo, ma poi... Ci nascendo, ti porto a piazza plebiscito. Ci assettiamo e ci pigliamo un bello caffè. Non mi posso pigliare un caffè. Allora devi un bello gelato. Un gelato, cioccolato, stracciatelle e panne. Oh. Poi ti presento a Carmela, la compagna mia. Carmela? Tu hai una fidanzata, Gianmarie? Fidanzata? Ma quando ci siamo, devo mettere a fare amore che fornuto e fare l'uomo. Che significa, che significa? Carmela sta cercando un fidanzato. Tu devo mettere a fare amore con Carmela. Ti fa amore? E poi che ci dice, che ci dice? E che ci dice? Ci dice, Carmela, ti voglio bene e ti voglio sposare. Ma sposa. Ci mandano un sacco di soldi per sposare. E tu vedi tutti i soldi che ti hai stampato e ti sposo. Perché tu hai tieni i soldi, Gianmaria, e tieni. Non mi voglio sposare più! Tu è perché? Ma metti scuola! Guardate quando è dolce! Tu esci da solo, ti voglio bene. E se ti abbraccio, e tu ci dici, ti voglio bene. E se ti danno un bacio, e tu ci dici, ti voglio bene! Bravo. E se si piglia la mano, e si mette qua. E tu che dici? È molla! Che cosa? È molla! Quasi tuo sangue! Io ti ho speso 4.000 euro come fa! Guarda che io sono dei prete! Sono prete molla! Ma che capisci tu? Mamma, o sei andato ritardata? È molla! Oh, è bello buono, che è successo? Io sono ritardato! Io cosa capisci? Ci mettono poco tempo, ma capisci? Si può sapere che è successo? Chi si ruba un carto, vada a Milananza, è molla! Sì, ma che è stato? Non voglio parlare, domandate a essa! E non mi ha già fatto niente! È Jessica che si è messa a Lucca! Io mi chiamo Jessica! Jessica, hai capito? Jessica! Non ci capito, ma che vuoi chissi? Io non mi chiamo Jessica, voglio la chissi! E si vede che non garradisci! Il firemola! E mo non garradisci di più, che vuoi? Non vorrei dire più! Sono ritardata! Mamma, siendo! Siendo per piacere, vatta a cucca! Mo se l'ho in quarto, ma va a cucca! E allora scende delle masticate levature! E da mo' cosa sorde me ne scende? Quando ha trovato la fatica? Mai! Quando ha trovato? Peppi, mo non mi trovo niente, la scena c'è una gesta! 10 euro, ti? E parli più poco! Che steccato, non è buono! Ti, Cristo so soldi! A me non mi serve, pigliatelo, ti! Gianmarie, non mi fa perdere tempo, io me ne scelgo! Ti, pigliatelo, a me non mi serve! Oh, scelgo, te ne vado o no? Ciao, Jessica! Jessica, capito? Jessica! Non do supporto a Cristo, non do supporto! Peppi, chi sei sordo nel cane? Ah, giusto pure. L'avessi buttata a qualche parte e non se ne manca a cuore. Gianmarie, vieni a casa, fammi che tieni in mano. Tengo i soldi. Gianmarie, chi sei? Con 10 chiss, sa pare che la carta è girata a gesto. Che non so so? So so. Ma poi a quando è di mano se ne fa? Stato zitto, Peppi, fammi fare. Mo, si può apparare che la carta ci vanno 10 chiss. Tu che ti pigliassi? Chiss o che la carta? Io mi piglio chi sei ma stiva la carta. Ah, da stiva la carta, eh? E perché? Può sempre servire la carta. Bravo, può sempre servire. Non si è mai. Mai. E tu hai tieni un po' di carta stipata. Dammi patatine e tutti. O te pigli subito da sé. Gianmarie, le patatine ti facevano male lo stomaco. Ma guarda mai, che le patatine sono saporite. Avrei ragione un beppino e patatine un bel pozzo mangiare. Non voglio parlare più. Peppino non si è. Non si è mai servuto. Con sto cuore che tieni, non troverai mai niente in da vita. Chi si sta attaccando solo a te? Fallo perché la bella maronna è con me. Muovito. Stallo quella. Fatti riuscire a sei soldi.
Perché tu stiva pannella, fammi capire. Donato, io voglio... Perché tu stiva pannella? Si va a cucchiare sotto quei pettacoli, Donato. Ha cercato tanta volta che si può fumo e stira in da zona media, a pigliare solo i soldi. Donato, ma che le mia figlia è chiara? Chiara, io vengo tu e papà. Chiara, rispondi a papà. Io vengo tu. Assieme. Passa sta voglia. Tu dici che braccialetti i figli. E io ti voglio credere. Tieni, ce l'è. Mo' trassi di merito, va? Sono andato a fare chiacchiere con papà. Non mi parti di una tavola. Ma quello che dici, no? Quando è buono, buono tu veniva. Lo scarparello che ti potevo mai avere. 3, 4, massimo 500 euro. Tu mi erano 60.000 euro. Ma erano 35.000 euro, Donato. 35.000 euro. Donato, tengo un problema russo. Ricordo. Sta figlia che non mi parla più con che faccio questo mestiere. Io mi levo con il del becco che mi ha già messo a fare. E che ti ricordo? Non mi ricordo, Donato. Non ti ricordo. Poi giuro, non mi ricordo. Ricetta la fede. Se è possibile per accanto un mese preciso, portami i soldi a rete e virga non mi mancano centesimi. E ovè? E ovè, Donato! E ovè? Ma la domanda che ti faccio a te è questa. Perché non è che andiamo a sera? Perché? Non lo sai, Donato, non lo sai! Io sono sfortunato, non lo sai! No, non lo sai! E allora mo ti spieghi. Perché non si può, la fede. Non si può. Uno che vende la roba e si fa primissimo, non è buono. Tu hai cominciato piano piano e a poco si fa fare cagare. Ma quando mai donna dopo mio re? Mio re? Assitto. Poi uno si scende la mattina e va a freddo, no? E pensi, ma su strunzillo che a fine 3 giorni fa mangiare mandella e sta asciuttato un cuore. Sta là, ti si marra più a me. Quando mai donna dopo, quando mai? Che buono sono, ma di 35.000 euro. Ma mi hai pure tutto interesse che mi ha durato 3 mesi a mo. E si mi è arrivata a 60.000 euro. Donato, facci una cosa. Io non voglio capire tutto il soldo che tengo là. Ma con la Simona Samaritim. Ma che sta dicendo? Tutto conto. Ma che sta dicendo? Stai ancora a pigliare lì. Ma che ne fai tutti questi soldi che trasi? Ma io ti stavo facendo niente, cazzo, Donato. Ma come lo fa capire? Stai fuori un barco con una macchina se rubano a riella a mano. Un problema è che i vizi sono assati. Ma quali vizi? Non ti vuole vizi? Sei cattato Mercedes, sei cattato. E tu sei un mio Mercedes, la fai? Mi scusi. Non sei ma non sono stato. Sei cattato la barca a mare. Tu sei un mio barca a mare, la fai? Non sei a me. Non l'hanno prestato. Tu sei un mio fan, non sarei da 3 mesi con me un gioco. No, no. Fatta zitta, ma che ci fa cagare. Allora? Che volevo fare? Mando, facciamo una cosa. Mo voglio tutti i soldi che tengo là. Ho massimo la settimana di tempo per chiudere tutto conto. Va bene. Muore. Maria, che fa un bel
la tieno veramente. La volevo regalare, sì. Beppi, quando ti dici tu? In un ossaccio di un barricone! Giammarino! Ah, che non voglio a casa mia! Ma già mamma, ma ci vuoi venire? Non ti credi giù, da Beppi, non ti credi giù! Ma boh, sei contento? Ma scappate pure a me! Io me ne scelgo! Arriva! In un ossaccio! Basta che non ti becca! Stanta zitta! Signora Tere, vuoi ricordare la Gennaro Romano? Sì, o guardiano. O guardiano, o guardiano. Volevo far forza a carte 37, ma ricordate il lucarizzo che la facette? Sì, ma ricordo, don Andò. E rimane a che solo sto qua. Ricitanci lo spazio, manda posto, che se non mi ha preparato tutti questi 60.000 euro. Mi faccio fare fine Gennaro guardiano. Buonasera. Tieni che fino a qua, che me lo guardiamo. Dammi un passaggio da allora. Oh! No! No! Come fa a sapere tutti i fatti miei cristi? Come ho fatto? No, 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 no! Dai, c'è la camera che viene mia! Dai, c'è la camera che viene mia! Che viene mia, che viene mia, che viene mia, che viene mia! Raffaele, non dà cilino con sta roba! Tanto zitto! Ma chi sei tu? Vuoi fare a me come se capo? Che sì! So quello che devo fare, non me la capire tu! Che vuoi dire? A te ti servono 54.000 euro! Come non serve? E te, don lì. Tu? Tu hai detto che posso ci però tu mi hai una mano te ne tengo pure tutte e due. Ma come fa? Dammi come fa? Te ne hai sorta. Ah, viene la te ne hai sorta. Giammari, che c'è? Ciao mamma, allora ti sei scetato. Ma sono scetato. Fammi, se vieni ma piglia. Oh no, Giammari, mamma, non si può muovere a ca. E perché dove stai? Vengi a te. A rapa porto scegli scale, esco fuori palazzo e poi da già gira. No, mamma. Tu sei ancora creatore, che stai a vita tua? Ora creatore. Hai lavato i dentini? No. In ospedale nessuno mi l'ha. Ma non ce la faccio a sta soli. Giammari, ti piace Carion che ti ha gelassato? Sì? Bello. Che musica hai? Mamma, ti sta vicino. Ma è che non ti vedo. Manca ne cocca la tua. E va bene. Ha già capito.
chiura gli occhi, eh? Chi è? E beh, mamma, e beh! Nato poco, mamma! Nato poco! E va buono. Nato poco. Non devo sta! Non devo sta, è peccato! Sta una macchina sotto 9-9, è peccato! A faccia spostare, sì! Starere, perché guardarla? Sto qua! Sto qua! Hai ragione, è troppo lontano. Mo venghi a doti! Mo me avremo forza. Quanto è bello sta con là. Ma pare una principessa. Come ti chiami tu, ne? Io mi chiamo Gianmarie, una parola. Come ti chiami tu, ne? Chiara. Mi chiami Chiara. Ciao!
La fai tu mega più buona. Non ti preoccupare, come fa a me? La fede sta calma e avete pazienza. Chi il frate mi commette la tua si sente in voce, a cala cava e non parli più. Sto dicendo che amo per chi. Ma come ci la dato questa roba? Te le pisse mica con me. Che si c'aveva ci mi tu veramente fa? Tere, fatti tu questa comincia a parlare, ma fa ne sciroppo prima. Ma non ci fa male. Ma che c'è da fa male, amici. Giammarì, guarda chi ti è venuto a trovare, Raffaele. Chi è Raffaele? Non è nostra. È un amico che ti può conoscere. Ti ha portato una bella cosa. Bella cosa. Giammarì, ti ha fatto un bello regalo. A te ti piace quella? È bella quella. Che resta pura bianca, ne che questa è una pura magica, Giammarì. È magica. È magica. Tira. Ma che fai? Con un'altra, mica cavo. Ma che la sigaretta? Vai, Giammarì, vai! Ha già fornuto tutte cose, ha già fornuto! Ma che te ne aspira proprio vostro naso, chi sta? Giammarì, ma grande, sento buono! Le galline non fanno più l'ho! Troppa paura in tuo naso! Non ce la fa! Non ce la vanno a fa! Raffa, ma che la combina? Ma che ne faccio? Ci sta facendo effetto contrario a questo? Giammarì! Giammarì! Sto volando! Sto volando! E mi stai mai un momento! Si è visto il signore passeggeri che l'aria sta precipitando! È fatto tutto a porrito serbatoio! Ti piace, Giammarì, ti piace! È il marzo! È a lui, ma cattana tu poco! Ma tu poco! Ma tu poco! Ma la fella fu tutta esorta! E perché ne perché? Facciamo una cosa, furiamo tutte le sorte che ti ha stipato, così la fella vedi a tavata! Tutte le sorte mie! Tutto quanto, Giammarì! Tutto quanto! Che macchina tira, dai, che macchina tira? E che c'ha secca, ma la macchina? Rispondi! Un Mercedes! Mercedes! La Ferrari! A 500! A 126! A 127! O Lamborghini! Come si dice, ne? Come si dice? Un Lamborghini! Un Lamborghini! È bello Lamborghini! Andato un po' che pure è andato un po'! E se non caccia i soldi, Giammarì! Giammarì, caccia i soldi, così che la Raffaele va a cattare! Se tu caccia tutti i soldi, Raffaele piglia e te va a pigliare! Ma va a cattare isse! Ma piglia tutti i soldi e c'è tu! Tutti quanti! Addosinnatene, addosinnatene! Che c'ha secca addosinnate i soldi e tieni! Raffaele, tieni pazienza! Addosinnatene, tieni pazienza, Raffaele, addosinnatene! Ha fatta maggiore! Fatta maggiore! Caivano, Crispano, Cardin, Pascarolo, Tavarolo, e stai tu quando e stai? Mi sei capace che ammaravia che ci vuole a me? Raffaele, chiamo chiamo che ci riusciamo, che la Giammarì è brava, mo pigli tutte le sorte che ti hanno stipato e te... E piglia c'è dunque? Tu, chi le vuoi piglia e te dà? Tutto quanto? Tutto quanto? Come ti chiamo, tu ne come ti chiami? Da voto, te ne uccido! Come ti chiamo, tu ne come ti chiami? Mi va bene la razza! Raffaele, sta là! Come ti chiamo, ne come Raffaele. Ti chiami? Si chiama Raffaele. Raffaele, Giovanni, Pascal, Anil, e lui. Basta! Hai capito? Basta! Basta! È bello, Chiara, è bello. Chiara, chi chiama? Ma chi è figlio? Chiara, ma così è che si chiama? Ma che dici? Figlio, non parla, no, mi sembra che va a parlare con chi? Giammarì, ora l'hai vista. Capo Barco. È inutile che guardi, non può essere chiaro. Non può essere. Ma regalate pure la culla. Luccica, anda luccica. Chiara! Chiara! Raffaele, va! Figli, ma te parlo, ma te fa capire! Ma che può capire? Chiara! Raffaele, fermati! Figli, ma te fa capire! Ma allora veramente non capisci niente. Così. Sì, chiaro, però non mi sei... Adesso se parla con Giammarì significa che lei è simpatico, no? Stai dicendo, Dari? Ora vuoi arrivare? Chiaro, l'ultimo amico che ci rimane per fare, ci sono da Giammarì. Ma che stai dicendo? Ma tu hai pensato? Mi faccio parlare a figlio di uno scemo! Oh, scemo, come dici tu? È che lui che ti può scandare, sai già, Rute? Rimane dove è Don Antonio. C'è ogni tuo ex. Io non un pazzo. Remember those walls are built, oh baby, they're tumbling down.
They didn't even put up a fight. I didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking, it's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything. Tuo papà. Chi di sta vita non la posso farci, non basta. Gianmarì, a vorrei nata vado a chiare, sì? Nata volte, nata volte. Ma tu mi aiuto a papà. Io solo non ce la faccio. Non ce la posso fare. Aiutami a papà. E ti prometto che faccio tutto quello che dici tu. Bella Chiara, bella. Ma pare una principessa. Chi l'avevano a parlare? No, su un controllo si aspettavano e parlavano. Figlio di non parla. Gianmaria smetti, scuola, facciamo notte. Invece a cui si è a tavola, da scusa si mangia qualcosa. Qualcosa? Il cacio può mangiare l'esercito. Io non so, a Gianmaria che lo piace. Ha già preparato un po' di tutto cosa. Ia, non fa così. Ti faccio vedere che ce la facciamo. A stamattina non ti hai mangiato proprio niente. La capa che tengo, mo. Mi stai sentendo, frate? Parla solo e chiaro. È bella, principessa! Tere. Tere, oggi come mi sa chiaro che si stasera va tutte cose buone. Questo mestiere non lo faccio più. La fai, ma tu riesci veramente? Chiedo chiaro che sta pigliando una malattia. La fai, secondo me tu sbagli. Sbagli? Che se fosse l'unica cosa buona che facessi in Davide a me. E lo fai questo mo'! Come sarebbe, Tere? La stessa, prendiamo prima i soldi e poi parliamo. No, no, ferma, da parliamo una mano. Fammi capire dove arriva. La fai tu, hai bisogno di me. E facci quello che già fa. A Roppi ha già bisogno di te. E tu hai fatto quello che fa. Lo so spiegare. Si può avere malotto cosa mia e ti basta che mi dici. Mi vado alla prima raffra. Con Antonio un momento stacca.
Lo sa, te l'ha detto già stamattina, salta a casa, non me ne provo. Peppi, perché mi guarda così? Si viene da cosa dice il parlo, fammi sentire. Raffa, tu versi il cervello. Ma come piglia figli da fai mangiare con uno squilibrato? Tu a Giammarilla la stai, capito? A ieri l'hai fatto un interrogatorio terzo grado. Tu sei proprio senza scorno. Stanotte come una mariola l'hai rubutato tutto il genere. Senza dignità. Ma addirittura ci stai arrivando una cena con quella povera di me. Ma di chi va bene in un momento che hanno Grossiano si mette a manzare uno specchio e si sputa in faccia, no? Basta, non ci può fare subito tutto questo. Ma so il padopo capica se stasera per Don Antonio e non trova i soldi. Che non mi spara 20 cosce, lo sa. E te tratta buona, Raffa. E poi c'è il secco sulla fe. E sta signora Teresa sta sempre a mirza. Ma sta facendo un piacere. E chi le ha messo a piacere a gente? Che la santa se leva attorno quando ti ha buscato pure il nostro. O può capire che non dà niente, Teresa. Chissà sti soldi che fine hanno fatto. Non dà niente, Peppi? Niente. E allora sai che faccio? O privare il valigio o giornata. E mo questo che significa? Come che significa? Come volessi fare me ne qua? Ma si proprio fessi di chi? Frate, ma dai, ci sono testa una dainata. Ma sai, non ce la faccio più. Io la voglio fare giusta vita, Peppi. E non penso, non dormo, non mangio. Tengo paura. Se tu ti sei abituato a fare morte, fammi no. E mi vedo a Don Antonio ogni momento a nanzare luce e tremo. E ha già cambiato, a spendere. Ha già avuto tutte quelle che ha sempre desiderato e non ci mai potuto. E non posso cambiare così. A me si sotto mi servono, lo sa. Mi servono con mio padre, capisci? E la dignità, te, la rola è manata. Ma perché tu conosci anche a Cruno che sei recuto senza perdere la dignità? E allora si cambia così, te, come cambiamo noi. Ma che capisci tu? Sei proprio una creatura. Quando non viene esorto, non viene manca forza e zallocchia senza l'urdo me l'opera. Senza sordo non si me niente, Peppi. Niente. Hai ragione, Raffaele. Hai ragione. Non faccio come, ma te voglio capire. Chiara stasera si aspetta a tavolo con Felice. Ma si riesce a pigliare esorto. E non cagna mestiere. Te spari, Raffaele. Ma non rinde coscia. Sono state chiara. Si mette a cussi! Che il vale può andare a chiara, sai che dici? Ma con me Giammarino si sa mettere la camicia! A cussi dici? C'è il suo servo però! Bravo, un servo però! Mamma, io so che ha chiesto! A raposta! Viene che l'abbiamo da drizzito! A drizzito tu, Il Giammarino ha da fa bella figura! Ha da mangiare solo se lo cucchiare, La principessa! O principe la principessa, che quadro da parata! Tene, che significa mi ha parato il quadro, ne? C'è si fa sfottere! Già si sta zitto mille volte quando parlo Giammaria sta zitta, capito? Quando parli te sta zitta! Tene, tene, ma poi che porra bianca rindona, sì! Non c'è sta! Ah, e allora quando la fai spesso si addaccatta, E allora dammi una sigaretta, io voglio fumare. Vuoi a te appiccicare la sigaretta a chi? Ma io vorrei come ti ho fatto una cosa in faccia. State zitta, non rispondere, appiccicare la sigaretta. Chi è? Già mai dicendo il po'. Bella fuma, è bella. Mi ha parato un bel pino, vero? Un bel pino. C'è Sashin Riel. Quanto è bello, frullo. Dai, te stavo e piglio. Tuo amore, mi sta genendo. Mo' di cuore fa un pres. Teresa, sei becca. Mo'. Sta sotto schiaffe.
no, siendo! Non supporti più a chista! Ma fa niente! È sfatica! State zitta, non rispondere, attacca me scarpe! Oh, fino no! Ma come vanno pure! Ah, ti attacchi le scarpe, mo! Ma manca si macina! Dai, detto, mo! Ma perché? Come, perché chi ti stava attaccando? Posso mettere a cai? Me può mettere a cai, smolto, fambre! Ma chi me la manna da chi sta qua? Chi? Sfatica! Gianmarie, trovo bene a chiarsi? Oggi bene. E allora siamo bene veramente, a fa tutto quello che dicesse. Tutto quello che dicesse? Mamma, vi regalo da fumo un gol. Ma che dici? Ho fa posto. Non ne ho, perché ne ho fumo che corralla. Corralla. Gianmarie, sentimi buono. Quando la roba viene chiara e si avvicina a tavola, tu che fai? Che c'ha fanno, eh? Allora, facciamo conto che tu si chiama. Non so Gianmarie, una parola. No, tu si chiama. Non so Gianmarie, sono sicuro di me. Vabbè, allora facciamo conto che io so chiama. Ma tu si interessa, ma faccio sbagliare. Vabbè, Gianmarie, la roba, quando tra si chiama, sai che fa? Che c'ha fanno, eh? Lo pigliasse. La sposta e la festa. Bella sta cosa, è bella! Bella, eh? E poi tu che fai? Ma metti qua e aspetta! E a chi aspetta? Aspetta che gli altri si mi sposta la sedia e poi mi accetta lui! A così facciamo mattina! No, già mattina, la mia sedia, la sposta e ti assetti pure tu! Sette pure? A gente però adesso la lume cadde! E mi ero scordata! Carlo d'Inghilterra! E cannella detto di me d'arancia! E vai a cattare! Io non pago nessuna parte! E pigli questi soldi e vai a cattare! Non ci voglio e basta! Se ci stanno i cannelli non mangio, cioè non mangio! Oh, senti che non mangio! E io che già fa! Pigli questi soldi e rumi de coscia a bascia! Rumi de coscia a bascia, pur fambre! Lo schifo a questo! Lo schifo! Terri, mo se rombo veramente! Gianmarie, io vado a vedere se chiare pronto, va bene? Chiare pronto, bene. Frate, sei pronto? Sì, è chiaro. Sto andando a stanza su cucchiaio, non muova che chiama. Ammetti. Ma che sei così, ne? A così come? A così! Don Beppi, quando sono vicino a Chiara la lingua non funziona. Se fai! Perché, ne? Perché? Perché avevo bene. Che bene, ne? Come già fa, ne? Come già fa? Sai che fa? La fai! E femmine quando stanno con l'uomo, no? Si vanno divertire, non vanno sentire qua. E allora tu falla lì. Chiaro è bello quando ride. Come si fa, ne? Come si fa? Facciamo una cosa. In modo che non abbarza lei. E tu roba, tale e quale c'ha contagiare, va boh? Tale e quale, tale e quale. C'è stato un guaglione che fa un concorso rinde i carabinieri. Vengo concorso, tutto contento tornato. Papà, sono trovato in dei carabinieri! Brava papà, dice tuo padre. Però mi aspettate che da già dice una cosa importante. Ci stanno due categorie di carabinieri. E c'è quelli che si fanno con dei barzellette molle. E poi ci stanno quelli con mammeca. Papà, porta! Non ti muovere papà, ci va chi? Bello, eh? Allora! Ma che arriviamo? Ma quale porta? Hanno bussato! No signore, non è nessuno! E chi ha bussato? Nessuno, è abbattuto! Abbattuto, eh! Ma che arriviamo? Aspetta! Poppo, papà, porta! Santa Rabbi! Tutto muovere a papà, ci va chi? No signore, non mi pittin si vie, c'è maleducazione, ci va chi? Ma roba! Ma roba, è abbattuto! Ma la porta, non c'è sta nessuno! E chi ha bussato? Sto bussando io! E chi sto già capo, che bussi, ne ha per pittinare, ma pazzia! Tutto a porta.
Non ti muovere a papà, ci va chi? Come fornisce un bepi voglia di rire pure? Già Mari, c'è per nulla. Ma come? Che se ne ha battuto che fa ridere tutto qua? Manco finale. Non manca niente. Manco finale, sono sicuro. La giuritto non manca niente. E allora non fa ridere un bepi. Toppo, papà, a porto. Ma fuori a porto non c'è sta nessuno. E o padre che dice, poi ci stanno chi lo come a me. E perché un figlio dice papà a porto? Perché c'è? E perché io vado a fare qui? Perché ti usciamo qui? E tu ci conti la barzelletta e scema già, non andiamo qui! Tu mi sei venuto a me? No, sa' muovo, ti stai sempre a ricamare! Ma io che hai nato? Manco poco a pica, canco a poco manchì! Non mi riesci niente la fai, ma in due palazzi che si riesce? E che se non fosse per figli mi aveva bisogno di poco, la chiusa la facessi arrivare! La fai glad sempre, se hai bisogno di una mano sto qua. Sì, Teri, ma fammi capire la gente che dice. La stessa, se non ti pigli colla. Fa una cosa, vieni con me da stanza lì, fammi capire. No, perché non è giusto, ho un buono come a te, ha da passare un mocca a gente con mano fessa. Dottor, a porta. No. Non ti muovere a papà ci va chi? Come fornisce un beppi, voglio vedere pure. Già, Maria, parla, parla, ma tu non mi segui. Nata, voglio un beppi, nata, voglio. Però sta concentrato. Sto concentrato. Poi ci stanno chi le come a me. Che sto dicendo, pa? Oh, vada. Poi ci stanno chi le come a me. Lo dicevo? No, una volta. E tu me l'hai detto? E se tu mi dai roba sempre, mo fai ricercendo. Una volta, una volta. Poi ci stanno chi le come a me. Papà, a porta. E in un fa carapì. Bravo! Allora arrabbi tu! Arrabbiccia, Maria! Arrabbiccia! Se ti arrabbi a me piano bussato, è maleducazione! Oh, Pì! Non ci stai nessuno! Troppo tempo, Peppi, si dai giù! Mi sono convinto che tu ci vuoi arrivare! Uno po' che calma, ma ci vuoi arrivare! Don Peppi, non vuoi pigliare col? Ha battuto il pelle! I capisci! Ci mettono poche tipo, ma capisci? Scusa, un bel pì, scusa. Gianmarie, perché haga la capo? Che mi sto mettendo a scuola. Maria, sì. Gian Maria. Le cose non stanno come pensi tu. A rompo chiara, vai. E sta sette cavi. Ma non vengo per te. Non per me. Sono per me. Gianmari, a te ti piace sta cava? Assa essa. E allora sta massa di. Chi sei un segreto tra me e te? Non sai mandare un segreto? Sì, io so ci mandare. Io non lo so. Se tu che carte ti veramente. Non lo so. Non lo voglio sapere. Ma si chiara di dire ricacciato. Tu le ricerca non tiene niente. Niente, Gianmarì. Ma sto spiegato. Tieni a te la patina. Tenga per me, Bra. Qualunque cosa succede. Qualunque cosa. Thank you.
Chiara, stasera fai la cena con papà, come ce l'hai promesso. O vuoi aiutare, te capisco. Ma io non credo a padre. È una vita che io conosco. Quelle che dice la sera sono scordate la vita. Si pure trovi soldi. Chi non cambia mestiere, tu di chi non lo cambia. E io non ce la faccio più a teoria così chiara. Anna, scusa, patata, ma già fatta una copia della chiave del portoncino. Rimane il mattino quando vista ancora l'orma. Anzi, vieni, ti pigli e ti porto questa. Ma già affittata una bella casa fuori l'anno. Ce ne ammette, sì? Chiara, non dicere no, ti voglio bene, è più bene tuoia. Buonasera, Tere. Raffaele, Chiara è pronta. Chiara, tutto quello che ti dice azi non la pensavo, capito? Non ti preoccupare, facile, non sto dicendo niente. Lo sai, ma ci fa stare di salire. Su fatto che tu non mi accomandi a casa mia non mi sta bene. Fammi un piacere a te. Torre fai vaga là, vengo ancora da cosa fa. Ah, roiate te. Qui prima era d'accordo giocattere e qua veniamo. Raffaele, perché stai parlando così? Niente, lo sa, sto trovando una brava persona che posso mettere vicino a Chiara. E secondo me già l'hai trovata. E perciò tu qua non ci serve più. E ti pare una cosa normale. E sorrindo a casa mia, lo sa, e facci quello che vuoi, tu li metti a mezza. Chiara, non mi dicere niente. Si te ne va in da stanza tua, la zia da fa due chiacchiere con papà. Chiara, non ti muovo la cappa. Se ti dico qualcosa, dicere palla, non sai, fammi sentire. E se tu hai perso la dignità, io che te posso dicere. Ma già sta solo zia. Hai vinciuto, Raffaele, hai vinciuto tu. Però non ti scordare quelle che ti ha già detto prima. Fa bene figlia, ti cagna mestiere. O se no ti faccio fare una brutta figlia. Lo so, la pistola, la rusta. Io non tengo nessuna pistola. Sei tu che ti braccia le catene. E non tengo proprio niente. Se la roppo trovo all'angolo per scalo un biglietto rum. Ma tu qua non c'è più. Hai sentito, Chiara? Papà è te che non c'è più. O bracciale catene. E non sa niente, chissà non l'ha trovato. Guardate, guardate. E come dicevi, Chiara, pensaci buona, zia. Ci vediamo. Buonasera, Rosa. Ma siete proprio accoppiata. Sei pronto? Sì, vado a visitare Gianmaria, finita la vera all'improvviso, dove è una cosa. Sambres. Raffaele, prima mi si è piaciuto assai. Peppi, già sì che è tornato. Guavi? Calannacci, il grande candela aveva accattato. Gianmaria, tu sei pronto? Aspetta. Un Peppi, come sto? Stai bene, Gianmaria? Bene. Te le faccio a macchina. Subito. Allora? Muoviamoci. Chiara, come sei bella. Vieni, eh? Gianmaria ti sta aspettando. Chiara, papà. Papà si mette fuori la porta, capì? Qualsiasi cosa succede. O basta che mi chiami in casa subito. Ma che cosa succede? Che lui Gianmaria è bravo, vai richiamo. Vieni, eh. Chiara, ma pare proprio una principessa. Peppi, tu che fai? E che già fa? Oramai, ha già scomparì, ma già una coppa al balcone, che già fa? Rimella tu. Mi sta ammalando Don Raffaele. Con Peppi, andiamoci a pigliare un caffè, eh? Pigliamoci su caffè.
Già mi arriva da là, sto fa sottà chiaro. Si c'è se non porta il candele già sottà. Che le muovendo, Jesse, quindi preoccupava, boh? Ah, boh. Ma che smanzi se rompe il coscio? Chi l'ha detto che si chiede il porto e cannelli non si vanno a sottare? E come si fa? Che le donne Antonio a momento ci lo troviamo ancora. Vabbè, non mi preoccupare, don Raffaele, che le mo Jessica, vai. Mo ti racconto una battuta. C'è sta uno che faceva carabinieri. Pure o padre faceva carabinieri. O padre o figlie. O figlie e scemo. O padre ci scemo. All'improvviso bussa una porta. Totto, non ti muovo a papà ci vuoi. È bello, eh? E poi? Com'è poi? Gianmarì, e poi? E poi un figlio va a rapire la porta e non ci sta nessuno. Sì, ma come fornisce? Io sono la città, Don Peppino, che non fa ridere, ma non fino! Chiara, ti piace come sta preparata la tavola? Sì, guarda quanto è bello! Se non ti piace, non fa niente. Gianmarì, io non ce l'ho. Che significa non ce l'ho? Aspia. Allora? Non vega niente, vega tutto scuro. Bravo, io vedo tutto scuro. E perché, ne? Io mi ero vestuto bella bella per te. Aspetta. Tiene una bella camicia. Bella camicia, così ti sta meglio però. Lo vi? Sta meglio. Chi ha già scritto una poesia per te? Veramente? È troppo bella. E dimmela. Un momento scuro. E già, voglio sentire. Nata voti, ah, Chiara. Nata voti. Tu muovi. Alla sera. Signora Terry, ma non è il momento. Tu parli pure. Chi ne sta a bascia nel telefono? Babbo, non fa niente. A te ce ne sei in basso. Muovo, vieni con me. Gianmarì, sono arrivato il cannello. Il cannello. Mo si va a sottare, te ne sono abbia tutti i piatti. I piatti l'ho già tutto acceso. Io i piatti non ti porto. Gianmarì, ne posso portare i piatti. Tu tieni una certa età, non puoi dire una ziare. Allora te pigli tu, Gianmarì. Si piatta nel porto c'è già sotto. No, Gianmarì, non ti preoccupare, che le mo Jessica del porto i piatti. Vieni, Jessica, mamma. Ah, voglio aspettare. Cambi. Eh sì, mi faccio la cameriera essa. Sì, sì. Ma dove è la camicia? Ma chi lo fa apposta? Non lo può fare. Che è successo? Don Raffaele, vedete se è una cosa regolare. Gianmarì viene a dire che i piatti ce l'ho già buttato io. Jessica, che la mamma te ne ha certa età, perché mai stanno anziare lei? Ha ragione Gianmarì. Ma non stai scritto tutto che è stato! Porta l'antipasto. E mi raccomando, non fai nervosi. Chi lei che mi porta fare una capa mia? Gianmarì, hai già buttato l'antipasto? Aspiet, scelsi, c'hai il mio primo sotto! Thank you.
Ma io posso bussare? Parli italiano, i camerieri parlano sempre italiano. Va bene. A rovare. Non sto niente. Ma ci tu parli italiano. Me ne sto andante. E l'acqua dei bicchieri non ha niente. Pure l'acqua, muovo. Chiara, scusi, capito? Si camerieri sono tutti quanto stessi, vanno a fare niente. Va bene così. Grazie, potete andare. Cameriera, parli italiano. Che vuoi? Per igiene, l'igiene a Teresa, che se dimmi tu crepi, non voglio mangiarci. Io schifo a questo, ho schifo. Allo? Hai capito qualcosa? Che stanno facendo? Si chiede la fornice, io metto le mani in gamba. Sì, ma che stanno facendo? Stanno strafugando. E non dicono niente. E mi ha detto di loro che dice. E mi ha detto che domanda a baffo. Che se magari non mi sa pazzi a te. Che sei proprio un imbecille. Ma che bella, la dice Chiara, e te pazzi, c'è sta le novità. Hai capito? E che sono scemi. Che so. Gianmarì, non è detto male a Jessica, però. Chi pava, Chiara, hai capito? Chi pava? Chiara ci ha preparato un regalo per te. Veramente? Tu volevi la roba mangiata, però già faccio aspettare. Ma che me l'hai detto? Neanche io. E mo tu vado a pigliare subito. E chi è? Chi sei tu? Quanto è bella, Gianmarì. E che bella musica. E' contenta che ti piace. Chi sto mi porta sempre con me. Pure la collana tua la porta sempre con me. A vire, Chiara, a vire. Scusa, Chiara, scusa. Mi sei scordata che tu vedi tutto scuro. Non ti preoccupare, Gianmarì. Se ti potessi far vedere se non c'è mio. E voi, sì, e voi. E poi che facciamo? I vega, e tu no. E che fa? Che la mamma dice sempre, dove c'è gusto non c'è perdente. Io e Jessica, porto sti mia calà e porto i miei piatti sporchi. E mi raccomando, una masciata a figli. Ma i gnocchi! Chiara, a Ritto Padre ci stanno novità? Ehi, sto parlando con te, ci stanno novità? La sassa, ma non vuoi! Che hai fatto delle giornate delle novità? Ma tu sei un mito! Invece rispondere, perché ti metto il grembiule? Ah, voglio schiattare io grembiule in un momento! Ah, no? No, Gianmarì! Teresa! Cos'è qua la caccia dei soldi? Ma quali soldi? Mi dai dei soldi? Oh Beppi, ma voi conquistate, funzionano la camandera! Ma non è un momento! Vada là! Gianmarì, che sta? Ma come credete che stiamo pazzi? Anche c'è un lotto, cosa mi? No, guarda qua! Perché c'è senza mettere un grembiule? Perché non faccio la serba nessuno! Tu ti metti un grembiule a busco! Ma è per posto perché stavo sempre quello che hai deciso! Chiara, scusi, capito? Scusi se a mezzo a te stanno facendo i craparilli. Uno crapare, sì, mamma. C'è un medaglio che fai, che bella figura. Facci una bella figura. Gianmarì va buona così. Ma che ne vuoi via? Mamma, io giro a chiste, ho giro. Gianmarì è mare piglia, me ne vuoi via. Se ci stanno le vuoi via, come la vaga di tazza, mi vaga a cuccare. No, Gianmarì, non ti preoccupare.
che lì sicuramente te ne do Raffaele, ma mi faccio lei c'è metti, ma vabbò? Vabbù! Vieni, Jessica. Che soldi addosso hanno? Ma quali soldi? I garageri? Un bel pigli! Voi mi avete fatto piacere, ma vi sta zitta! E Piero, facci me conto! Tu ci hai fatto a marciare da figlio? Sì, don Raffaele, ce l'ha fatto le volte! E beh! Niente, a calata capo ne parla! Non è possibile che parla solo questo! Don Raffaele! Mi si venuto pare Wanda Bianca. E Wanda Bianca? E che c'è secco il mostro Wanda Bianca? Umberto di Savoia, ritira, se non mette Wanda Bianca, chi se va a cuccare? Non c'è più chi sei capace di far correre a lui. Mi mettagli in mano, ma non mi metti. Beh, Jessica, ma perché Wanda? Ma che stai dicendo? E che bosta? Ehi, piccere, tu hai capito che stasera sto passando un fuoco, vieni da muovere. Fabres. Io faccio come Wanda Bianca. Ma cazzo che lei plastica per cucina e tu sangue. Ma chi me l'ha mandata a chi lo capito? Allora, va. E voi? Tu lo vuoi cosa quello o no? Sta da perdere un uomo misti, prima che se ne vanno faccio una pagliata. Chiara, ti piace Negno? Non tanto, Gianmarì. E allora non mi mangio manchi? No, Gianmarì, mangia. Quello che non piace a te non piace manca a me. Gianmarì, tu perché stai qua? Che te ne smetti che qua stai mamma mia. Però io mo non navico. E ti piace sta qua? Sì. Perché ci stai tu? Tu e Don Beppino che mi vuoi bene. Io non ci voglio tornare giù ospitale. Perché Gianmarì? Perché? Che quando mamma mi faceva il suono lungo lungo mi buttare in ospitale io non ci voglio stare più là dentro. Ma vuoi dire perché Gianmarì? Ma vattene là dentro. Io la notte non riesco a dormire. Loro mi spogliano e mi vanno. Nessuno mi capisce là dentro. Pure a me nessuno mi capisce, Gianmarì. Nessuno. Io ti capisci. Gianmarì, tu mi aiuta. Io ti aiuto, Io non ce la faccio più a bere papà mia così. Se ti chiedo una cosa, tu la fai. Tutte quelle che vuoi tu. Io a casa mia non ci voglio stare più. Me ne voglio. Mi hanno detto che esiste una donna a cui non si soffre più. Ad la gente è felice. Ad dove si incontrano tutte le persone che vanno bene. Ad dove io, Gianmarì, posso avere una volta. Ci penso. Dove è una volta. Un mondo è l'angelo. E sto mondo sta lontano, acca. No, Gianmarì. Ci arriva non ci vuole niente. Basta una seggia in coppa al balcone. E un po' di coraggio. Allora tu hai ieri stiva partendo con un lancio. Sì, ma se non ce la faccio. Non ci riesco. Perché non parto con me, Gianmarì? E te, qua? Che ci facevi? La stamma sempre insieme. Sempre insieme. E te? E te? Ma c'è sta pure mamma mia. Che cai non avevi giù. Mi dispiace, ma questo non lo sa, Gianmarì. Tu informati. Se c'è sta pure, si vengo con te.
Va buono. Ma promette allora. Promette. Grazie Gianmaria. Grazie, grazie. Chiara. Azienda a musica. No, Gianmaria. Una azienda. E beh. Niente, Don Antò. Che è? Sto fatto cagare la capo non mi piace. Don Antò. Esordio per Don Chi. Voi, signora Tere, è a te pigliare. O sacci. La fe, ma se sta facendo io con le tre carte. Stasera qualcosa già fa. La parola è parola. Ho acchiappo i soldi. Ho acchiappo a te. Allora, come fa? Con tutte quelle che sto facendo, se esce le torte, c'avevo qualcosa pure io. Ma che è sta fila stasera? Buonasera, Don Antonio. Ma non nasci sti soldi? A chi stanno aspettando? A Babbo Natale? In un dente di emba perdere. Tiri, allora? Non ho detto, ne fermi, so. Due minuti. O di mio la talla. E chi le prime minuto provato? Io sto qua. Raffa, vieni con me. Chiara, papà. La cena non è forno d'anco. Era poco continuata, Gianmaria. Chiara, mi dispiace, papà. Io non posso più aspettare. Gianmaria, della rata è sonda. Chiara, della rata. No, no, Chiara, tu non mi fai questo, no. Come faccio, come? Gianmaria, Gianmaria, tieni soldi. Se tieni la miglia soldi. Ti prometti farò per te un'altra volta. Non è te. Gianmaria, Gianmaria, ti voglio bene solo tu mi puoi aiutare. Come te la chiarisci le ginocchia? Guarda Gianmaria, mi sto mettendo le ginocchia, si è tirata meglio. Non lo so, ci non mi arrivo. Oh, no! Chiara, papà, chiara, non ci aiuto a papà. Io questi soldi non li fa felice, ho capito, non li fa felice. Io faccio felice a Chiara. Perché io capisco. E so, perché Gianmaria, Chiara, chi sono i tuoi? Gianmaria, esordio. Esordio, era rosta. Chi sto so so? Chi le carta le tiene? Chi le non so so? Ma sai a differenza che passi tra chi se so te carte, ritardato! Non sono ritardato! E sono attestato! Non fai per ridere! E poi fatte fatte tu! Attestato! Quando senti parlare da già, senti che ci vogliamo sparare. Attenda, e ne spara. Spara, papà, spara.
funziona ancora. Chi è bravo, Gianmarie? È bravo, Gianmarie. La fai vedere come? Tenì, facete un grado auto. Non me la niente. Visto sei tu. Ti voglio bene, Tenì. Jessica, scendi a bascia a preparare la macchina, mi serve. Ce l'avevamo fatto. Muovete, subito. Donna Andorra, cassa nei soldi. Però in questo momento in poi io e Raffaele stiamo in società. 50 e 50. Se no non vi rompo proprio niente. Ma che stai dicendo? Sta dicendo che state in società. Da questo momento in poi tutta la roba che vinne 50 a te e 50 a essa. E tu a questo tempo lui ripete. Non andiamo un tempo di me, rimane per conto e per porto. Ma aspetta. Se caso mai Raffaele non l'avesse nella sua società, venite a domenica, ci spieghi. Gianmarie, o sai chi mi ha chiamato? Mamma! Mamma mia! Hai detto che stai aspettando la clinica per portare a casa. Per portare a casa, Che dici? Ce lo vuoi in me? Oramai avete fatto bene che arrivi una. Falla rimanere per stasera. Quando è di mano la compagnia stessa, lo prometto. No, Beppi! Mo voglio dire mamma mia, mo! O senti? Il secondo te non volesse fare i mani qua. E vero, Gianmarie. Vado a preparare le valigie. Le valigie. Peppi, tu non dire niente da fa. Chiara, non chiara. Rimane che venga a trovare con mamma mia. No, Gianmarie, non venire. Non ti voglio avere più. E perché, me? E perché non ti voglio avere più e basta. Ma dove, Gianmarie? Don Beppi. Poi, Chiara. A mamma e Gianmarie. Sto mondo nell'angelo, Chiara, no, non è un momento. Sto mondo nell'angelo. Io perciò l'ho già trattata così. Gianmarie da scordare me, tanto che non lo fanno venire più. Gianmarie. Gianmarie, sei tu? Scusa, Gianmarie. Scusa.
grande, non ci avremmi più. Parla, ma perché io ti sento? Pensa, ma perché io ti penso? Quando non ci avremmi più, non ti scordai me. Perché io ti voglio bene veramente. Non volenna, ma sono innamorata di te. Hanno fatto il buco ambietto all'occhio tuo. A cervello mormoriava in cercare, come sempre ora fatte capa sua. Andra satta maggio fatta rauta, si trasù di me pensiero mi chiù bello, quando posco non sei ta verità. Non ne ho vera. Come non ne ho vera? Giammaricca non viene più. Ya, vieni, Chiara, ti accompagna a casa tua. Ma tu poco, signora Terè. Ma tu poco. Chiara, ne ammi presto, ma scendere, vieni. Chiara, non chiara. Che... chi sei tu? Ciao Gianmarì. Vieni Chiara, andiamo là. Così bravo. Gian Marì, vai a preparare la tavaliccia. La tavaliccia. Gian Marì, fa così, figli fritta so. Bravo, Peppino, bravo. Gianmarì, hai zara. Sono l'uomo di bomba a me, annanza a te. Anna calaca, questa è una mettere scuola. Mi sono meglio, Gianmarì. Sono meglio. Nessuno mi va bene, ma i capisci, capisci? No, Gianmarì, non lo fa. Ciao, mamma. Non ti preoccupi. Il bossaccio tu sta. No, Gianmarì. Quando te ne sei giunto?
Non capisci niente di ciò. Fermate, Gianmarì, te voglio bene. Tu sei ancora creatura. E che stai a vita tua? Basta, mamma. Io mi sono fatto rosso. E questo non è la vita mia. Gianmarì! Gianmarì! Ma senti la musica! La sento! È troppo bella! Non avevo paura! Mi manda anche a tua cugina Rosanna, va buo! Dottor! Come fu? Come fornisci, mamma?
a tutti. Grazie a tutti di essere stati qui con noi stasera e aver reso possibile questa serata meravigliosa. Grazie. Credo sia doveroso ringraziare Luigi Sorbillo che alle luci e all'audio ci dà supporto. È una grande mano. E poi credo sia doveroso ringraziare l'autore di questo testo, nonché il padrone di casa di questa struttura meravigliosa, che è Crescenzo Autieri. Ripetiamo dopo ieri sera, perché ci sono state delle emozioni incredibili e non è cambiato niente rispetto a ieri sera, nel senso che non riesco a trattenermi, quindi piango dall'inizio alla fine, ma il merito è soprattutto loro, perché sono veramente straordinari. Dicevo ieri che il teatro è fatto di grandi sacrifici, ma in maniera particolare per loro. Chi lo fa per mestiere in qualche modo si organizza dalla mattina, ma loro che hanno un lavoro, che hanno dei figli, hanno degli impegni, vedersi qui, almeno negli ultimi 20 giorni si sono visti qui, prima dell'una di notte non vanno via, per cui sono sacrifici infiniti. Poi questi applausi chiaramente è il giusto riconoscimento per tanti sacrifici, ma soprattutto per tanto talento. Grazie a voi.